Sì. Non ce la fai? No. Dai, sali. Dammi la mano. Dammi la mano. Dai, che ce la fai? Sei un nanetto. Dai, nanetto, bravo. Buongiorno ragazze. Oggi è venerdì 13 marzo e adesso sono le 8 del mattino. Io sono già sveglia dalle 7 più o meno. Mattia si è svegliato 7:15. Abbiamo fatto colazione tutti insieme. E Roberto è andato al lavoro perché lui lavora ancora, perché come ho detto nell'altro vlog, lui lavora in un'azienda che fornisce supermercati, quindi deve per forza andare al lavoro. Dimmi, fai la nanna, sì, il cuscino di Bing? Sì. Dai, saluta. Ciao. Di buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Invece io ieri è stato il mio ultimo giorno di lavoro e da oggi praticamente sono a casa perché la situazione non è per niente delle migliori e quindi il mio capo ha deciso di prendere delle precauzioni anche per noi e quindi di lasciarci a casa. Per il momento sono in ferie e poi non so come andrà avanti il da farsi, comunque vedremo giorno per giorno. L'importante è che adesso stiamo in casa, perché comunque ogni mattina era che mi alzavo, portavo Mattia da mia mamma, andavo al lavoro, comunque tornavo a prenderlo e venivo a casa, poi non uscivo, però comunque c'era sempre la cosa di portarlo dai miei genitori e comunque far uscire il bambino così ogni giorno non è che ero proprio felice, vi dico la verità. Comunque adesso oggi stiamo tutto il giorno in casa. Forse uscirò dopo a prendere solo il latte a Mattia perché mi sono resa conto che non ho latte per lui. D'altronde il latte fresco ogni 2-3 giorni comunque devo andarlo a prendere. E anche perché non ne prendo tantissimo, lui ne fa fuori una bottiglia ogni 2 giorni. Solo per questo motivo poi tornerò a casa. Però ecco, uscire se si deve andare a prendere qualcosa al supermercato o dal panettiere è un conto, ma comunque andare al lavoro, stare al lavoro, poi tornare a casa, cioè era sempre una paura che avevo addosso. Mamma. Dimmi, amore. Ciao. 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 Vuoi le attenzioni tu? Sì. Sì. Rosso. Rosso. Di adesso cosa dobbiamo fare? Il letto? Letto. Vero? Pongo. E dopo giochiamo col pongo. Prima la mamma la fai sistemare il letto? Mattia. Con Mattia, mi dai una mano? Mi dai una mano? Da solo. Vuoi fare il letto da solo? Sì. Ma come fai? Sei piccolo. Sei piccolo? Dai. Dammi un bacino. No, bacio la mamma. Cucciolino. Comunque ragazzi, adesso sistemo un attimo casa. Ciao, che ho un casino. Mamma. Sistemo Mattia. Mamma. Letto. Facciamo il letto, sì. E quindi sistemo il letto, sistemo un attimo casa, sistemo anche Matti, così almeno lo lavo e gli metto i vestitini per stare in casa e quindi ci aggiorniamo dopo. Oddio. Io ti passo le mollette e tu le metti via, va bene? No. Ciao. Il letto. Il letto. Acqua. Giaio. Casa. Verde. Rosa, altra rosa.
fa? Com'è che fa la lavatrice? Tu mettili qua. Allora, uno. Bravo. Matti, occhio dietro qua che ti fai male, spostati un po' più. Sì. Sì, to. To. Sì. Allora ragazze, rieccomi. Io mi scuso per la mia faccia, però quando sono a casa non mi piace tantissimo truccarmi, poi stando dietro a Mattia, l'ultima cosa che mi passa di mente è truccarmi, quindi perdonatemi. Però ne approfitto, ecco, anche il fatto che non lavoro, di truccarmi, almeno sono un po' più libera. Come avete visto, anche Mattia è stato di aiuto perché lui nel frattempo ha giocato con le mollette, insomma lo tenevo sempre vicino a me in modo tale da che appunto non si annoiasse, quindi l'ho sempre coinvolto. E poi lui si diverte tantissimo a giocare con le mollette, a tirare via le cose dalla lavatrice, a metterle nella vaschetta, si diverte tantissimo. E adesso però io ho già preparato nella mia borsa l'autocertificazione, mi porterò dietro una mascherina e l'unica cosa che devo fare oggi è andare a prendere il latte a Mattia, come vi ho detto stamattina, e poi torno subito a casa, però sono veramente senza latte, l'ho finito proprio questa mattina e quindi devo andare sperando di non trovare la coda, anche se è molto difficile nel supermercato del paese perché comunque non è uno dei grandi supermercati, ma è un supermercato del paese, quindi non penso di trovare tanta coda. Allora ragazze, rieccomi, sono le 11 e io sono appena tornata a casa dal supermercato e Mattia ovviamente l'ho fatto stare nel passeggino, gli ho dato un attimo il mio cellulare con i cartoni in modo tale che lui è stato lì, non ha toccato niente e sono abbastanza agitata perché la situazione in giro fa veramente paura ragazze. Io sono andata oggi al supermercato ma per tutta la settimana, poi che sabato mi arriva la spesa online, non andrò più. Infatti ero uscita a prendere solo il latte come avevo detto, ma siccome ormai ero dentro e ho visto che avevano rifornito, sinceramente ne ho approfittato e ho fatto la spesa settimanale, perché fanno entrare 3-4 alla volta perché il supermercato non è grandissimo. E però è brutto vedere comunque tutti con la mascherina, tutti che hanno paura, tutti che ti stanno lontana, come giusto che sia. Però ecco, sono andata oggi perché mi serviva urgente il latte per Mattia e ne ho approfittato, ripeto, per prendere alcune cose, ma la situazione è veramente brutta. Comunque adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso dei panini, del pane, poi ho preso due confezioni di zucchine, carote. Ho preso un paio di finocchi, una melanzana perché un paio ne ho già nel frigo, ho preso poi due confezioni di banane perché Mattia mi mangia praticamente tutta la frutta ma a livello di fruttini, mentre come frutto che riesce a mangiare da solo la banana, quindi ne ho prese due confezioni. Ho preso poi due confezioni di questa insalatina qui, poi pomodori ciliegino e 4 litri di latte. Non c'era il Parmalat puro blu, ho preso questo qui della Granarolo sempre più giorni, latte intero. Ne ho presi 4 perché comunque scadono il 2 di aprile, così per un po' sono a posto. E quindi ragazze, questa è la spesa che sono riuscita a fare e adesso metterò tutto a posto e devo cominciare a preparare il pranzo perché Roberto oggi dal lavoro viene a casa a mangiare visto che ci sono anch'io. Sono poi in cucina e sto preparando, come vi ho detto, il pranzo perché Roberto viene a casa a mangiare. Allora, ho fatto un sughetto proprio semplice, se vedete che tanto
praticamente quello che avanza, voglio fare una parmigiana di melanzane, ovviamente in versione light, magari poi ve la faccio vedere sempre qui sul mio canale, anche se nei video passati prima di cancellarli io l'avevo già fatta, però chi fosse nuovo o chi magari non si ricorda quella ricetta ve la faccio rivedere. Qui invece ho fatto gli spaghettini a Mattia con le lenticchie. Io coi legumi mi organizzo così, anche perché ci tengo che Mattia mangia almeno 2 volte a settimana i legumi, per non fargli mangiare sempre carne, e ovviamente lui mangia carne, ha una dieta molto varia Mattia ultimamente, però cerco di fargli mangiare almeno 2 volte a settimana i legumi, che possono essere lenticchie, ceci. I piselli non gli piacciono tantissimo, però lenticchie e ceci li mangia volentieri, quindi oggi gli farò appunto pasta e lenticchie. Ragazze, ditemi anche voi che i vostri bimbi si conciano così quando mangiano. Ha spazzolato via tutto, però guardate, ci sono lenticchie dappertutto. Mattia, un po' più in fondo la mano, amore. Mattia, mamma, perché lui mangia un po' col cucchiaino e un po' con le mani. Mamma, non si sente. Non si sente? Adesso mettiamo il volume, che stiamo guardando la TV e non si sente, vero amore? Dai, finiamo questo qua. Ta, l'ultimo. Sono le 5 di pomeriggio, io ho fatto una mega merenda con un pancake al cioccolato fondente, che se volete la ricetta fatemelo sapere perché è venuto buonissimo. Sono andata proprio così, a sensazione, con quello che avevo, e siccome mi deve arrivare il ciclo, io ho sempre voglia di cioccolato fondente quando mi deve arrivare, allora ho preso quello che avevo in casa e ho fatto un pancake buonissimo. Quindi se avete voglia di dolce, ma senza, diciamo così, sgarrare troppo, veramente è venuto molto molto buono. Quindi fatemi sapere se volete la ricetta. E Mattia sta ancora dormendo perché si è addormentato verso le 3 e stamattina l'ho fatto stancare. Non so se ve l'ho detto, ma quando siamo tornati da fare la spesa proprio alla veloce stamattina, poi ci siamo fermati in cortile. Noi abbiamo la fortuna di avere un cortile molto grande, molto ampio,
e quindi l'ho fatto correre un po' in cortile qui sotto casa nostra, che è sicurissimo, e abbiamo giocato un po' con la palla, abbiamo portato giù alcune macchinine e quindi si è svagato un pochino. Siamo stati una mezz'ora, non di più, però almeno gli ho fatto prendere aria e comunque l'ho fatto giocare all'aperto, visto che stamattina era anche una bella giornata. Adesso si è annuvolato un po', però stamattina c'era una bella giornata e quindi ne abbiamo approfittato, siamo stati in cortile. E questa cosa penso che, se fa le giornate belle come dicono che fa fino a fine mese, sicuramente ogni giorno lo porto in cortile. Comunque ragazze, stavamo guardando il telegiornale per le ultime notizie sul coronavirus e vi faccio salutare anche Roby, che non l'avete ancora visto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao! Noi stavamo giocando con il Pongo per far divertire un pochino Mattia. Sì. Stavamo facendo gli animali. Arancione. Papà daccio. Come braccio? Un braccio, papà. Cos'è che vuoi? Che animale vuoi? La luce. Di che colore lo vuoi? Leone. Di che colore lo vuoi? Scegli il colore. Giallo. Giallo, va bene. Ciao papà. Ciao amore. Ciao amore. Chiudo qua il vlog e adesso vado a farmi una bella doccia perché sono abbastanza stanca, vi dico la verità. È stata una giornata molto impegnativa, anche se siamo stati a casa praticamente tutto il giorno, a parte stamattina per la spesa. Però ecco, è stata una giornata molto impegnativa. Ho anche già editato e messo in carica un video che vedrete sicuramente prima di questo video, quindi vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo come sempre la prossima volta in un nuovo video. Salutate, ciao ciao.